In questo momento abbiamo nel Covid Residence della Napoli 1 37 nuclei familiari ospitati, sono complessivamente 103 persone, di cui 40 minori. Fra queste persone abbiamo 20 positivi, 13 adulti e 6 minori che sono in cura presso il Covid Center. Complessivamente abbiamo accolto oltre 3.500 persone solo a Napoli e stiamo proseguendo in un'attività doverosa di accoglienza, di solidarietà, di ospitalità per chi fugge dall'Ucraina. La prossima settimana l'azienda regionale di trasporto, l'AIR, organizza un viaggio di due pullman in Ucraina, viaggio organizzato con la parrocchia ucraina di Caserta, guidata da padre Danilchuk. Partiranno due pullman che all'andata trasporteranno medicinali e derrate alimentari a lunga conservazione. E al ritorno porteranno in Italia 100 profughi. Ho fatto poi un decreto per approvare una convenzione con gli albergatori per utilizzare gli alberghi liberi per accogliere famiglie di profughi al di là del centro di raccolta che abbiamo al Covid Center di Napoli, ma per evitare di disperderci su tutto il territorio regionale. Questa può essere una cosa importante anche dal punto di vista della prospettiva. Nei nostri alberghi possiamo accogliere famiglie, ragazze, ragazzi e in prospettiva possiamo dare anche lavoro stagionale negli alberghi, nel settore turistico, in prospettiva, nel settore agricolo, agroindustriale, visto che lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà a trovare personale per i lavori stagionali. Stiamo facendo quello che riteniamo sia doveroso per ogni persona di umanità e di civiltà fare per accogliere quelli che fuggono da una guerra che ha assunto caratteri di grande disumanità, come capita ovviamente in tutte le guerre.